Vedi, senti la voce? No, vedere se c'è la voce. Siamo già in diretta? Così voi mi sentite perché siete qui e quindi non avete problemi. Allora, questa è l'ultima volta che noi ci vediamo qui, ci vedremo altrove, spero, e vi devo dare alcune informazioni. La prima è che giovedì prossimo faremo la prova online, quindi la gestirà direttamente Calcio Donne, che è l'organizzatore di questa di questo corso, e ci sarà un tempo, ci saranno una decina di domande, 10-15 domande, a cui si risponde non con crocette o cose di questo genere, si risponde in base a quello che si sa, insomma, no? Ampliando, approfondendo, rendendo più vasta la risposta più vasta possibile, se è il caso di renderla vasta, se no si risponde e basta. Questi elaborati verranno, diciamo così, corretti, rivisti, e in base alla qualità delle risposte e alla profondità delle risposte, a tutto quello che ne consegue, insomma, noi stileremo, daremo un voto. Voto che non è dall'1 al 10, ma è un giudizio. Vi ricordate a scuola una volta, quando ci andavo io, c'era sufficiente, buono, distinto, ottimo. Io direi che sufficiente, ottimo, sufficiente, buono, distinto, ottimo sono le graduatorie che possiamo ripercorrere. Cioè, noi daremo un giudizio senza addentrarci sul voto 7, 6, 5, 4, no, daremo un voto, diciamo, espresso non numericamente, ma espresso attraverso un giudizio. Gli attestati vi verranno inviati per mail, e le vostre mail. Tutti hanno le mail, hanno consegnato le rispettive mail. Dobbiamo ancora chiedere una cosa che mi è stata ricordata oggi, e cioè se ci sono dei crediti da parte dell'Ordine dei giornalisti. Non so se avete presente, no? Cioè che alcuni, cioè questo corso se regala dei crediti. Io penso di sì, perché credo che abbiamo fatto, tenuto un corso di alto livello, e non lo dico perché c'ero io, ma perché ci sono stati gli altri e li avete visti, quelli che sono venuti qua, e se non li avete visti stando qua, li avete visti da casa. Soprattutto avete sentito che tipo di qualità di risposte hanno dato alle nostre sollecitazioni. La nostra ultima lezione vuole essere un riassunto generale, però io il riassunto generale lo faccio con voi, cioè: siccome le domande si articoleranno sulle materie che via via sono state insegnate, io voglio capire da voi se avete compreso tutto, se c'è qualche buco, anche responsabilità mia naturalmente, se c'è qualche cosa che non vi è chiaro. Di modo che, facendo quello che una volta si diceva il ripasso generale, possiate affrontare la prova senza indugio, senza dubbi. Vi dico già subito che noi intendiamo dare l'attestato e i crediti a tutti quelli che hanno partecipato, sia perché apprezziamo la buona volontà, sia perché abbiamo avuto delle risposte importanti alle sollecitazioni che abbiamo dato, sia perché c'è stata una continuità didattica, cioè siete venuti sempre, se non siete venuti avete seguito via internet, e quindi riteniamo che
che sia opportuno premiarvi dicendo: questo è un attestato che non vi dà diritto a nulla di specifico, ma dice: io ho fatto questo corso con questi insegnanti, con questi docenti, con un responsabile del corso che si chiama Giancarlo Padovan, che comunque, per quanto si possa dire di lui e tutto si può dire di ciascuno, è un giornalista professionista dal 1982, ha avuto esperienze professionali importanti e anche legate all'ufficio stampa, e soprattutto abbiamo avuto dei docenti dalla comunicazione all'ufficio stampa che hanno parlato in maniera categorica e precisa dei loro compiti e delle loro responsabilità. Allora io comincio e voi dovete dirmi, non so quanto durerà la lezione, può darsi che duri meno del solito perché noi stasera dobbiamo sperimentare e voi dovete dirmelo: questo non lo so, questo non ce l'ha detto, questo non me lo ricordo, voi dovete dirmelo, no, perché sennò non funziona, sennò poi fra 7 giorni vi trovate le domande e magari non sapete dare adeguate risposte. È chiaro che dovete filtrare, dosare tutto quello che vi è stato insegnato in queste 7 lezioni, questa la consideriamo l'ottava perché è l'ottava, però le domande saranno schematiche, insomma, no? Se io per esempio comincio con la prima domanda che era contenuta nelle materie del corso, che cos'è la comunicazione? Voi che cosa mi dite? Ciao Carolina, sei diventata bionda? Colpi di sole? Colpi di sole? Negli ultimi 6 mesi, non me ne sono accorto, va bene. Allora, dicevo, che cos'è la comunicazione? Credo che la maggioranza venga rimandata alla lezione del professor Accame, giusto? No? Non c'eri, non l'hai seguita? Lavoravi. Che cosa si può dire di quella lezione? Vi ricordate tutto? No? Se io ponessi la domanda: che cos'è la comunicazione? Sapreste rispondermi? Al di là adesso della lezione, che cos'è la comunicazione? Sì, certo, è una disciplina specifica. E lei come fa a parlare? Cioè a parlare con la bocca naturalmente, ma ecco il microfono perché... Riguarda non solo il settore stampa in senso stretto, ma in senso lato anche le aziende e quindi anche aziende sportive. Sì, riguarda tutto ciò che inerisce il comunicare. Il comunicare non è solamente comunicare attraverso un ufficio stampa o attraverso un comunicato stampa, ma si comunica attraverso molti modi. Per esempio è comunicazione anche il silenzio stampa, cioè comunico che non voglio parlare con nessuno perché sono arrabbiato, comunico che non voglio parlare con nessuno perché sono in polemica con, comunico la negazione di me perché in questo momento non voglio dire niente che alteri o che possa alterare quella che è stata la direzione di gara, la nostra prestazione, eccetera, eccetera. Quante volte assistiamo a delle squadre di calcio, in particolare di calcio, che sono in silenzio stampa. Il Napoli lo è quasi perennemente, per dire, una società importante che fa una comunicazione quasi negativa, no? Quasi contraria. E allora ecco, che cos'è la comunicazione? Noi lo sappiamo, lo dovremmo sapere, lo dobbiamo sapere. È così, però vi prego, ditemi se non è così, perché se non è così ripassiamo. Ora nessuno vi chiede nelle domande che vi faremo di rifare la lezione del professor Accame. Primo perché nessuno di noi sarebbe in grado, né voi né io sicuramente, perché altrimenti non avremmo chiamato lui, che è docente di comunicazione ai corsi centrali di Coverciano.
Ma poi perché evidentemente il suo grado di cultura, di profondità, eccetera, eccetera, ci è stato trasmesso, ma noi non possiamo e non dobbiamo ripeterlo pedissequamente. Quindi io andrei avanti. Che cos'è la comunicazione? No, no Federica, non si può avere l'attestato senza sostenere la prova ed è lo stesso problema che ha, come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo e Federica sosterranno la prova in secondo momento, cioè se Lorenzo la settimana dopo, credo, perché è a casa, Federica ci dica o dica a Walter, cioè dica a Calciodonne che non può in quella data e noi organizzeremo una specifica sessione per quelli che non possono. No, dobbiamo mantenere una regola uguale per tutti, anche perché ne va della serietà del corso. Vai. Quindi qual è l'orario in cui ci sarà la prova? Perché anche per me potrebbe verificarsi. Beh, io ora non ti posso dire qual è l'orario perché non è stato deciso, però mettiamo che sia alle 16, per convenzione abbiamo sempre fatto alle 16, ma potrebbe essere 10 di mattina, non ha nessun... Io dico 16, dico 16. Se uno non può quel giorno alle 16 deve dirlo, comunicarlo e chiedere una prova che sarà diversa naturalmente, che sarà un pochino diversa, a Calciodonne, lo comunica a Calciodonne e noi ci orientiamo. Ripeto, la cosa che però mi interessa di più in questa fase, in questa settimana che ci separa dalla prova, è sapere, e questo lo saprete attraverso il sito di Calciodonne e attraverso i mezzi di comunicazione che avete adoperato per venire al corso o per seguire al corso, il corso, la cosa che ci interessa di più sono i punti, cioè i crediti che l'Ordine dei giornalisti potrebbe dare. Ribadisco, oggi siamo tantissimi, neanche quando c'erano ospiti di grandissima levatura eravamo così tanti. 3, 36, 39, 12, 15, 18, 19, bravi, va bene. Altre domande? Allora, che cos'è la comunicazione? Sappiamo. Elementi base o principi della comunicazione quali sono? Dai, forza, fuori la voce, partecipate. Dipende perché... dai mezzi usati, no? Per la comunicazione. Beh, ci sono in dei principi. Ci sono dei principi generali, quali può essere, ad esempio, non lo so, la chiarezza espositiva. Beh, la parola. La parola. No? Il primo elemento è la parola. Un secondo elemento di comunicazione è l'immagine. L'immagine è un elemento di comunicazione molto esplicito. I più usati naturalmente, ma poi, come diceva McLuhan, il mezzo e il messaggio, che cos'è che fa comunicazione? È il mezzo che determina la comunicazione. Se usiamo Twitter, usiamo la parola codificata in 140 caratteri. Se usiamo Facebook, possiamo usare la parola quanto vogliamo. Chiaro che più la messaggio è lungo e articolato, minore, cioè più è completo, ma minore può essere l'attenzione, perché noi dobbiamo come comunicatori sapere che la comprensione immediata della comunicazione è fondamentale. Io immagino che voi abbiate preso anche degli appunti, no? O no? Quando è venuto Akame, quando è venuto Sapienza, quando è venuto Crescitiello, insomma, no, certe cose vi resteranno ben attaccate. La comunicazione sportiva che cos'è? È quel rapporto che si instaura, che si struttura tra una società sportiva, calcistica o non calcistica, e i mezzi di comunicazione. Naturalmente quando noi diciamo media, mezzi di comunicazione, apriamo un vastissimo raggio di media, no?
partiamo da quelli più antichi, i giornali, la televisione, le radio, ma i più moderni, no? I social media, i blog e tutto ciò che faccia comunicazione relativamente al nostro ambito. E il nostro ambito è un ambito sportivo, quindi è un ambito in cui dobbiamo dare la precedenza a quelli che sono gli eventi sportivi, i risultati sportivi, ma ovviamente dobbiamo dare anche la precedenza a, immediatamente dopo i risultati sportivi, a tutto quello che fa la nostra società. Se noi ci limitiamo al risultato, facciamo una comunicazione povera, diciamo sufficiente, schematica, ma non ampia come si vorrebbe. Allora noi dobbiamo trovare metodi di comunicazione che siano anche contigui alla pubblicità. Vi ricordate l'esempio che ha fatto Criscitiello l'ultima volta? Lui ha fatto l'esempio di quella sponsorizzazione, no? Fino il Bianchino, cioè non mi ricordo come si chiamasse, comunque una sponsorizzazione che la società calcistica metteva a disposizione di un'azienda locale, un prodotto locale. Ecco, questa è una forma di comunicazione molto forte, molto precisa, che va pensata e va articolata, soprattutto nei campionati dilettantistici potrebbe avere il suo terreno fertile da sviluppare. Non abbiamo parlato poche volte della comunicazione sportiva in ambito istituzionale. Che cos'è la comunicazione sportiva in ambito istituzionale? È la comunicazione sportiva che le società sportive tengono nei confronti degli organi ufficiali. Quali sono questi organi ufficiali? Beh, noi siamo nella sede di uno degli organi ufficiali, cioè il Comitato Regionale della Lombardia. I comitati regionali della Federazione Italiana Gioco Calcio sono organi istituzionali. La Lega Calcio di Serie A, B, Lega Pro, Serie D, sono organi istituzionali. Il CONI è un organo istituzionale. Le altre federazioni sono organi istituzionali. Come si tiene questa comunicazione? Lì non dobbiamo vendere niente, non dobbiamo vendere spazi, non dobbiamo fare affiliazioni, dobbiamo solo comunicare qualcosa che ci sta a cuore, importante della nostra società. Che cosa? Anni fa c'era una società calcistica femminile che faceva grande comunicazione in rapporto agli eventi sociali, che potevano essere visite alle carceri, visite a, non so, nelle industrie, nelle fabbriche dove si tipiche della zona, che significava visite nelle associazioni di volontariato. Insomma, questo è comunicazione istituzionale. Questa è la comunicazione istituzionale. Sto andando di fretta, ma voi mi seguite? No, perché poi, ripeto, io lo sto facendo questo lavoro di ripasso perché non vi dico che cosa ha detto Accame, non vi chiedo quello, non ho la pretesa. Quello è un sedimento che avete preso, che è entrato in voi stessi e che tornerà fuori quando sarà necessario. Ma qui noi abbiamo bisogno di domande basiche, semplici, a cui ci sia una risposta semplice, immediata, completa però, completa. Cioè, se uno dice comunicazione istituzionale, deve sapere di cosa sta parlando. Organizzazione della comunicazione. Come si organizza la comunicazione? Beh, si organizza a seconda dei settori. Cioè, è giusto centralizzarla, ma è anche giusto decentrarla. In che senso? Ci deve essere sempre un responsabile che convoglia e veglia sulla comunicazione. Tuttavia, è chiaro che fare una comunicazione
via carta, cioè cartacea, via comunicato, e farla sul web è diverso. Il comunicato magari sarà lo stesso, ma gli utenti del web sono molto più numerosi, e ci vuole qualcuno che gestisca il web. Per esempio, le società più importanti calcisticamente parlando, vi ricordate Lezione di Pippo Sapienza, hanno chi si occupa della comunicazione in generale, chi si occupa dei rapporti con la stampa, chi si occupa dei rapporti istituzionali. Il Milan ha un secondo responsabile della stampa per i rapporti istituzionali, chi si occupa del sito. Questo succede anche all'Inter. Quindi, che cosa significa? Organizzazione. L'organizzazione è un responsabile che governi tutto l'ambito della comunicazione, un responsabile che curi i rapporti con la prima squadra o con i settori giovanili, quindi il calcio o l'attività giocata, no? Poi uno che curi il sito internet, assolutamente, uno almeno che curi il rapporto con i quotidiani. Il rapporto con le televisioni lo cura direttamente il responsabile della comunicazione. Perché? Perché è precipuo il ruolo della televisione, perché, come abbiamo detto molte volte, questi pagano, e quindi di fronte a quelli che pagano bisogna non inchinarsi, non inginocchiarsi, ma dare una certa priorità. Stiamo parlando di organizzazione della comunicazione in ambito professionistico, professionale, serie A o serie B. Naturalmente, negli ambiti dilettantistici questa organizzazione va, come dire, scremata. Non c'è bisogno di avere un responsabile centrale e tre che comunicano, basta uno che fa tutto. Perché? Quello che deve fare è sicuramente il sito, sicurissimamente, e sicuramente i nuovi media, e poi avere rapporti con la stampa locale, e se c'è una televisione che segue gli eventi, con la televisione. Ma la televisione è trattata come gli altri, perché difficilmente, per non dire mai, la televisione paga l'evento e quindi ha diritto a trasmetterlo. Nessuno ha diritto a trasmetterlo se non gli highlights. Ruoli e compiti dell'ufficio stampa rientra un po' nell'organizzazione della comunicazione, cioè il compito dell'ufficio stampa, il primo compito è leggere. Il secondo compito è ascoltare, il terzo compito è guardare, cioè i ruoli e i compiti dell'ufficio stampa sono ruoli di osservazione, carta e penna, e uno si prende gli appunti su quello che è uscito a proposito della nostra azienda, della nostra squadra, del nostro gruppo di lavoro, della cosa che noi seguiamo. Quindi la prima cosa da fare assolutamente è osservare, quindi leggere, guardare, vedere, ascoltare. Quindi il compito dell'ufficio stampa, il primo è questo. Vi ricordate quando ci ha raccontato Pippo Sapienza, lui all'inizio andava la mattina presto a tagliare i giornali e a fare la rassegna stampa di tutto ciò che riguardava il Milan? Ecco, la prima cosa da fare è comprare il giornale, i giornali, fare rassegna stampa, fare girare la rassegna stampa all'interno della società e organizzare, laddove sia necessario, comunicazioni tra l'ufficio stampa, quindi la società, e l'esterno. Compiti. I compiti sono quelli di scrittura, laddove ci sia qualcosa da scrivere, ma non sempre l'ufficio stampa ha qualcosa da dire. Ha sempre qualcosa da fare, cioè che cosa deve? Programmare, organizzare, pensare all'evento da affiancare
alla partita, se si gioca in casa, oppure all'organizzazione della trasferta. L'ufficio stampa o l'addetto stampa deve stare a livello dilettantistico sempre con la squadra, sempre, e questo bisogna che entri nella testa dei nostri dirigenti, perché l'ufficio stampa sa anche quello che non si deve sapere, cioè lui lo sa, ma chi è all'esterno non deve sapere che è successo questo, quell'altro, quest'altro. Deve fare opera anche di controllo e di interdizione. Domande? Via con le domande, coraggio! Non restate passivi. No, non ce ne sono. E allora aspetta una cosa, hai ragione, però parla in quel microfono, che se, altrimenti a casa non ti sentono, va bene, vai. No, niente, che più che una domanda è un'aggiunta rispetto a quanto stavamo dicendo. Proprio Pippo Sapienza ci ha spiegato che il ruolo dell'ufficio stampa è un po' tenere le fila di quanto succede a livello comunicativo all'interno di una squadra. Più alti sono i livelli, più questo è vero. Per esempio, lui ci parlava di lui o i suoi collaboratori che seguono e affiancano i giocatori a fine partita per un po', diciamo, appunto tenere le fila della comunicazione. Ecco, questo però, hai ragione, tieni il microfono. Questo però, vedi, è vero sicuramente a livello di Serie A e Serie B, ed è quell'esercizio di controllo di cui parlavo prima. Però ci sono due però. Primo però, nei campionati dilettantistici difficilmente c'è la mix zone. Ci sono i giocatori che escono e parlano, e sai, uno parla con il giornalista, l'altro parla con un altro giornalista, fai fatica a tenere tutto sotto controllo. Seconda cosa, non puoi entrare nella testa degli altri, cioè dei tuoi giocatori, dei tuoi atleti. Se vuoi che qualcosa non venga detto, quindi sia controllato, o venga detto in maniera vaga, li devi avvisare prima, cioè devi parlare prima. Si previene l'operazione, perché poi mettere la pezza è molto difficile, molto, cioè non puoi far tornare indietro uno che ha detto una cosa forte. L'ha detta, può scusarsi, può fare molte cose, ma in linea di massima quella cosa forte resta. Va bene così? Altre domande da casa, qualcuno? No. Organizzazione, gestione dell'ufficio stampa. Se si è da soli bisogna fare di necessità virtù. Praticamente quando si lavora in un ufficio stampa si sa quando si comincia presto, non si sa mai quando si finisce. In un ufficio stampa dilettantistico ha più senso lavorare non la mattina, ma lavorare pomeriggio sera, per raccogliere, veicolare le informazioni e avere rapporti con i giornalisti. Se si lavora in un ufficio stampa professionale, la gestione è affidata a più persone, quindi è comprensibile e logico che ci sia una turnazione sia negli orari sia nelle presenze quotidiane. Però questa è una gestione che riguarda qualsiasi posto di lavoro, insomma, no? In qualsiasi posto di lavoro ciascuno ha dei compiti particolari. Più si è, più il lavoro viene decentrato e meglio è, naturalmente, però dobbiamo dare per scontato che la gestione di un ufficio stampa è qualcosa di complesso, perché noi sappiamo quello che c'è, quello che succede, quello che è successo, meglio, nella nostra squadra, nella nostra società, ma non sappiamo quali sono le sollecitazioni che ci vengono da fuori. In linea di massima, gestione dell'ufficio stampa è sempre bene prendere tempo. Prendere tempo vuol dire alla determinata richiesta X dire: siamo a tua disposizione, adesso mi informo, chiedo, entro 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora ti so dare una risposta.
cioè disponibilità, però prima di tutto salvaguardia di quelle che sono le relazioni interne, cioè se si vuole sapere una notizia e il presidente, l'allenatore, il team manager, insomma la gestione ordinaria della società non vuole che questa notizia trapeli, è opportuno che l'ufficio stampa si comporti di conseguenza, quindi che non prenda iniziative avventate. Le può prendere solo nel momento in cui è vis-à-vis con un giornalista, c'è scoppiato il caso X e non si può, lo ripeto, non si può nascondere. La prima cosa che vi dico è gestire la situazione di crisi è il momento più difficile, però con intelligenza, cioè con lavoro d'equipe, tutto può riuscire. Cioè è molto più facile gestire gestire una crisi con il lavoro d'equipe. Il lavoro d'equipe coinvolge tante persone. Innanzitutto voi nella gestione del gruppo, della gestione di un ufficio stampa, dovete pensare di essere soli magari sul terreno, ma di non essere soli perché rappresentate una società. Quindi il rapporto con il presidente, il rapporto con l'allenatore è fondamentale. Il rapporto con l'allenatore deve anche spingersi fino ai limiti dell'insegnamento di quello che conviene dire, di quello che non conviene dire, del come dirlo e di come non dirlo. Cioè un atteggiamento troppo aggressivo dell'allenatore, voi dovete denunciarlo, non alla stampa. Finita la conferenza stampa, lo si prende da parte e gli si dice: guarda che stai sbagliando. E questo diritto / dovere ce l'avete solo voi. Stai sbagliando nella comunicazione, ti stai facendo troppi nemici, non puoi essere maleducato, dico cose, oppure non puoi essere troppo accondiscendente, dai risposte troppo lunghe. Tutte queste cose devono essere, voi siete l'allenatore per la stampa dell'allenatore, voi siete l'allenatore dell'allenatore, voi siete l'allenatore del presidente, voi siete l'allenatore dei giocatori quando questi si trovano davanti ai microfoni. Non si tratta di essere scortesi con nessuno, disponibilità, cortesia, possibilmente anche qualche sorriso. Tuttavia, voi dovete sapere che qualsiasi cosa venga detta da un tesserato con la giacca, la cravatta e lo stemma della società diventa qualcosa di pubblico e diventa qualcosa di latente all'interno del gruppo e soprattutto dell'opinione pubblica. Vi faccio un esempio banale: se alla fine di una partita un giocatore che è stato sostituito e ha manifestato insofferenza viene intervistato, ed è quasi sicuro che venga intervistato, e dice: preferisco non parlare, lasciamo perdere, questo fa un danno enorme all'immagine dell'allenatore, all'immagine della società, alla vostra immagine. Quindi caso del genere si entra nello spogliatoio prima che escano, si parla al giocatore, si cerca di calmarlo, di dargli le ragioni per cui o non parla oppure dice cose, diciamo, convenzionali. Se non sono cose convenzionali, sono cose che al 90% aggravano la posizione e danneggiano lui e la società. Quindi gestione dell'ufficio stampa, ci siamo? Vi è tutto chiaro? Io sto proseguendo, ho cominciato con che cos'è la comunicazione, elementi di base della comunicazione, la comunicazione sportiva, la comunicazione sportiva in ambito istituzionale. Giriamo sempre intorno ai soliti argomenti, solo che poi le domande si differenziano. L'organizzazione della comunicazione, ruoli e compiti dell'ufficio stampa, organizzazione dell'ufficio stampa, l'abbiamo detto, gestione dell'ufficio stampa, il comunicato stampa più è breve e più è sintetico meglio è. Difatti voi vedete che le società di qualsiasi categoria
quando cambiano l'allenatore dicono la società sportiva Pisa Calcio comunica di aver esonerato il signor Giancarlo Padovan alla fine della partita con la società Pisa Calcio ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto e gli augura i migliori risultati per il prosieguo della sua carriera. Ho detto le prime cose che mi vengono in mente, ma sono stereotipati, non c'è né la ragione né chi ha preso la decisione. Naturalmente tutte queste cose ci sono dopo, vi telefonano per sapere e allora com'è stata. E lì bisogna essere capaci, bravi, bisogna dire, la decisione ovviamente l'ha presa la società, si può anche arrivare a dire l'ha presa l'allenatore, il presidente, se, perché certamente il presidente non è estraneo a una decisione del genere, l'ha presa il consiglio direttivo, se il consiglio direttivo effettivamente è stato convocato, il tentativo. Non è per le colpe, per addossare colpe all'allenatore, è il tentativo di dare una scossa alla squadra e all'ambiente. Le responsabilità dell'allenatore non ci sono, abbiamo tutti delle responsabilità. Sto parlando con un giornalista, abbiamo tutti delle responsabilità. In questo momento salta l'unica figura che può saltare, perché certamente i giocatori non si possono cambiare, però con questo abbiamo tolto l'ultimo alibi che avevano i giocatori, eventualmente ne avessero avuti. Stop, basta, quante volte l'abbiamo sentita? Tante, ma voi dovete difendervi. Se dietro a questa situazione c'è di peggio, ma a maggior ragione bisogna prendere il filo del discorso e portarlo dalla parte che voi volete. Quindi comunicato stampa, si comunica sempre qualche cosa, ma le cose principali si comunicano quando c'è l'allenatore che cambia, quando c'è la società che cambia, quando il presidente deve fare qualche comunicazione. In genere le grandi società, avete visto sabato la Juventus, doveva fare una comunicazione il presidente, non hanno fatto un comunicato stampa, hanno organizzato una conferenza stampa al volo. Conferenza stampa che è stata molto chiara, parla solo il presidente, non ci sono domande. C'è una comunicazione del presidente che dura 4, 5, 6, 7, 10 minuti, non ci sono domande, vi ringrazio, va. Questa è la prassi. Questa è la prassi, soprattutto nel caso lo specifico del deferimento per collusioni o contatti causa biglietti tra la presidenza e il mondo della malavita. Quindi questo, la rassegna stampa sappiamo che cos'è, la rassegna stampa è la rassegna di tutto ciò che viene detto o scritto su di noi. Naturalmente la rassegna stampa non si fa più solo ritagliando i giornali come faceva Pippo, la rassegna stampa è anche la rassegna dei tweet. Cioè c'è qualcuno che ha twittato qualche cosa, il capo degli ultra, un tifoso qualsiasi, va messo in rassegna stampa. Più si è piccoli e più dobbiamo stare attenti a questo mondo. Io so, per esperienza diretta, non che sia successo a me, ma una mia collega quando eravamo in Albania aveva fatto un tweet o aveva scritto su Facebook qualcosa del Napoli, qualcosa di non positivo, firmandosi con nome e cognome giornalista di Agon Channel, ed è stata chiamata dall'ufficio stampa del Napoli che a proposito di quello che aveva scritto dava delle spiegazioni. Quindi andare sui siti a vedere quello che i tifosi e i giornalisti o i nostri giocatori, peggio, dicono è fondamentale. Primo perché si possono trovare tante notizie interessanti e anche sgradevoli delle volte se sono i giocatori a fare i tweet. Uno. Secondo perché quella è la voce di una piccola grande comunità e noi dobbiamo stare attenti alle comunità, alle community dei tifosi.
ripeto, più è piccolo l'ambiente, più bisogna stare attenti. Le agenzie di stampa, ne abbiamo parlato poco perché ormai l'agenzia di stampa non esiste più. Qual è la più grande agenzia di stampa d'Italia? L'ANSA. L'ANSA, sì, brava. Che cos'è l'ANSA? È un'agenzia di stampa che? Che? Sì, certo. E adesso è un organo semi-ufficiale. Quando lo scrive l'ANSA, si dice, la notizia è vera, è ufficiale. Quindi noi dobbiamo imparare non a subire l'ANSA, ma a utilizzare l'ANSA. Quando noi vogliamo che la notizia abbia un impatto forte, oltre al comunicato stampa, anzi addirittura prima del comunicato stampa, a mio giudizio c'è da informare l'ANSA, l'ANSA regionale, o l'ANSA nazionale, a seconda di dove stiamo lavorando, sempre in maniera estremamente sintetica. Le agenzie di stampa, adesso il ruolo delle agenzie di stampa è stato di fatto sostituito con il ruolo di Twitter, cioè Twitter è una sorta di agenzia di stampa, non solo non quando riporta i pareri di qualsivoglia personaggio, ma perché su Twitter c'è l'ANSA, perché su Twitter c'è il Corriere della Sera, perché su Twitter c'è Le Monde, perché su Twitter c'è la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Per cui noi lì vediamo l'ultima ora, la notizia dell'ultimo minuto, perché su Twitter c'è la Gazzetta dello Sport e tutti lanciano qualche cosa, o notizie, o servizi, o inchieste. Perciò l'agenzia di stampa dobbiamo usarla a nostro beneficio, cioè usarla quando ci serve, rifuggirla quando abbiamo qualcosa, non dico da nascondere, ma da tenere molto riservato. La scrittura delle notizie e le sue dimensioni. Abbiamo già detto, ma ripetiamo. Ripetiamo che la notizia, se è scritta su Twitter o per Twitter, deve avere 140 caratteri. Se è scritta su Facebook o altri sistemi, o un blog, può avere tutti i caratteri che si vuole. Può essere anche di 10.000 caratteri. Però io non farei mai una notizia di 10.000 caratteri. Il massimo della notizia è 800 battute, 1.000 battute. Questa è la dimensione. Ricordatevelo. Se poi dovete riportare documentazione, questo è un altro discorso. Ma la notizia è 800/1.000 battute. Di più si sbrodola e si sbaglia. La scrittura della notizia deve essere anodina. Cioè molto semplice, molto concisa, soggetto, verbo, predicato, punto, punteggiatura molto frequente, soggetto, verbo, predicato, soggetto, verbo, predicato, punto, 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 stop. Scrittura della notizia non è un esercizio di calligrafia, non è un esercizio di bella scrittura. Gli scrittori non scrivono i comunicati. Se si vuol fare gli scrittori si fa un libro, ma non si scrivono i comunicati. Anche perché gli scrittori lavorano di fantasia, noi di fantasia dobbiamo lavorare solo se dobbiamo occultare qualche cosa. Ma in linea di massima non si misura dal comunicato stampa o dalla nota che affidiamo a un'agenzia la nostra qualità della scrittura. Tempestività nella diffusione è fondamentale, cioè più in fretta facciamo, più in fretta il nostro messaggio arriva. Però attenzione, ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo rallentare. Quando non vogliamo che la notizia esca, noi dobbiamo prendere tempo e rinviare il più possibile. Se invece abbiamo una notizia positiva, il nostro giocatore ha vinto il pallone d'oro, beh, dobbiamo essere i primi a farla.
non dimenticate mai il passato dello sport di cui vi state occupando. E il passato dello sport di cui vi state occupando spesso sono gli anniversari o i compleanni. È molto importante, in qualsiasi società vi troviate, che uno sappia quando Mazzone fa 80 anni. Di solito ve lo dice un giornale. Però voi prontamente, qualsiasi società al mondo rappresentiate, mandate un tweet d'augurio, fate un intervento, cioè fate qualche cosa di visibile, perché è una visibilità che vi ritorna. Anche il club di terza categoria intanto è un piacere riceverlo per l'interessato, e poi è un sistema che vi crea visibilità e menzione. Quindi c'è l'anniversario 50 anni dell'Italia campione del mondo, i 10 anni, i 20 anni dell'Italia campione del mondo, lo ricordate, magari in anteprima se siete i primi a ricordarlo, e con velocità, perché dovete bruciare gli altri, e poi si fa i complimenti ai Lippi e a tutti i giocatori che hanno vinto nel 2006. C'è appunto il compleanno di Mazzone, si ricorda il compleanno di Mazzone, c'è il compleanno di Vicini, si ricorda il compleanno di Vicini, si fanno gli auguri cioè, perché una delle accuse principali che viene fatta allo sport è di non avere memoria. Chi deve avere memoria storica sono le società, perché se una società ha memoria storica ha rispetto della sua della storia e della propria storia. Se non ha memoria storica è una società che vive col respiro corto, è una società che vive col respiro corto, a poca prospettiva e anche poco peso, mentre noi dobbiamo cercare laddove, ripeto, ci lasciano gli spazi, e in questo senso i giornali lasciano spazio, di diventare un organo di informazione anche per queste cose, la memoria di quanto è stato fatto nel calcio, nel basket, eccetera, eccetera. La tempestività nella diffusione ha un suo senso proprio se arriviamo a pallino, come si dice, in breve tempo. La notizia e la smentita. Vi capiterà, vi sarà capitato di leggere una notizia che riguarda il vostro club, la vostra società sportiva, la vostra associazione calcio, che o non è vera, o è imprecisa, o comunque o comunque va smentita. La smentita altro non è che un comunicato breve in cui punto per punto si smentisce quello che è stato detto, se sono più punti. Se è un punto si smentisce il punto, se è totalmente priva di fondamento si scrive la notizia riportata, la società sportiva AC Milan a seguito delle notizie apparse oggi a pagina 5 del Corriere della Sera comunica che la notizia a titolo è del tutto priva di fondamento. Punto. Questa è la smentita. Anche la smentita più breve è, più sintetica e più efficace è, a meno che, ripeto, non ci sia da andare su punto per punto, dove ci sia un'imprecisione è più. È importante dire, non è vero che noi abbiamo 28 punti, ma 30. Ecco, allora, punto 1, laddove il giornale scrive che il Cirié ha 28 punti, comunichiamo che invece i punti sono 30, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi, 5 vittorie e via. La smentita è una extrema ratio, non va usata sempre.
Cioè non è che tutte le cose che sono scritte su un giornale e che non ci piacciono vanno smentite. La smentita è una cosa seria, è il passo precedente la querela, no? La querela è la denuncia che si fa di uno o di una testata o di un direttore o del direttore della testata e dell'autore del pezzo di quanto è stato scritto e si ritiene, oltre che infondato, oltre che falso, lesivo della professionalità, della lealtà, dell'onore della persona. Quindi l'uso della smentita è un uso parco, parco. Non si può usare la smentita come se fosse un elemento come dire, comune, quotidiano. Ci possono essere notizie che non ci piacciono, pezzi scritti con aggressività o critica che non ci piacciono. In questo caso passiamo al punto successivo, la relazione con i giornalisti e le loro redazioni. Michele vi ha spiegato come lui ha gestito un caso di crisi specifico la vigilia del Natale di non so quale anno, quando un giocatore dell'Udinese venne fermato dalla polizia, tasso alcolico, no, eccesso di velocità, tasso alcolico superato, prostituta e moglie ignara, insomma c'è una situazione davvero molto difficile. Che cosa si fa in questi casi? Nascondere la notizia non si può, si può solo chiedere di minimizzarla, e per chiedere di minimizzarla si dà qualcosa in cambio. Cosa possiamo dare noi in cambio? Noi in cambio diamo informazione, diamo le interviste, diamo le esclusive, diamo quelle cose che al giornale piacciono o interessano. Naturalmente bisogna avere buone, perché dico bisogna essere gentili con tutti? Perché, come vi ha spiegato Michele, non si gestisce nessun potere senza l'aiuto del contropotere. Quindi bisogna essere un po' martello e un po' incudine in questo lavoro, il che non vuol dire essere falsi, ma vuol dire essere anche leali nel riconoscere: oggi tu hai una notizia che a me, società, al giocatore e alla sua famiglia dà molto fastidio, io ti chiedo o di non darla e in cambio ti do quello che tu vuoi, la famosa intervista A, oppure di minimizzarla, perché è una notizia che col tuo lavoro di giornalista sportivo c'entra poco, c'entra più col gossip, c'entra più con la vita privata di una persona. E siccome la persona su indicata non ha ancora ammazzato nessuno, caso per il quale non si può evitare di scrivere, no, cioè se uno fa l'assassino o ammazza anche involontariamente qualcuno, è chiaro che quel tipo di notizia non si può evitare. Allora, siccome non siamo di fronte a una cosa del genere, chiedo, vi chiedo, ti chiedo di essere clemente con noi. Tutto questo ragionamento si può sviluppare solo se si hanno buone relazioni, e le buone relazioni nascono e crescono e si intarsiano solo se si è persone solari, se si è persone oneste, se potendo fare un piacere lo si fa, eccetera, eccetera. Punto successivo, perché è tutto collegato. Più giornalisti conosciamo,
meglio è. Più possibilità abbiamo di diffondere le nostre buone notizie, di fare pubblicità alla società, di chiedere attenzione per noi. E di essere certi di avere davanti il panorama intero delle nostre relazioni. Quando parlavo prima, salgo un attimo al punto precedente, di relazioni, ogni tanto non stona chiedere al Presidente investiamo 200 euro, 300 euro, 400 euro, 1000 euro, dipende da dove si è, per invitare a cena i giornalisti. Non è un fatto né sgradevole, nessuno viene comprato, virgolette, con una cena, si tratta solo di essere a Natale, dopo un'impresa sportiva importante, per una conviviale così di routine, invitare i giornalisti e parlare della nostra società, del calcio, di come va, di parlare, stare insieme. Questo non è una cosa che nelle relazioni fa male, anzi fa bene. Fa bene perché è un momento di incontro, è un momento gioviale, è un momento in cui si ripone la penna, è un momento in cui tutti sanno che a penna riposta si possono dire molte cose e magari qualche messaggio si può anche fare arrivare, perché poi verrà utilizzato in maniera subliminale, no, dai giornalisti. Però ecco, nelle relazioni con i giornalisti una cena non fa male, magari se siamo una società ricca qualche regalo a tutti, però non a Tizio sì, a Caio no, qualcosa del genere, qualcosa che, cioè, parlo di un'agenda, parlo di un, no, non parlo di cose costose che li impegnino, parlo di attenzione. L'agenda, non quella che si regala, quella che dovete avere voi, deve essere piena di numeri, deve essere piena di numeri. Qualsiasi numero di telefono che voi abbiate, su cui voi abbiate messo l'occhio o l'orecchio, va trasformato in carta oppure lo salvate sul vostro cellulare. Io non salvo niente sul cellulare perché poi si smagnetizza tutto, non so che cosa succede, perdo tutti i numeri. Io scrivo, cioè ho un'agenda, ho due agende, una di non so quale età, della pietra, penso, vabbè, una è questa tutta slabbrata ma piena di numeri abbastanza recenti, l'altra sventuratamente l'ho a casa perché, ah no, non ce l'ho a casa, è questa, vedete, con i cerotti, con tutta rattoppata, con i numeri di molti anni prima, e ancora mi dolgo di non avere quella precedente, perché lì ci sarebbero numeri che adesso chissà mi potrebbero essere utili. Quindi le agende su carta, secondo il mio punto di vista, sono fondamentali per voi, perché la carta difficilmente si perde, dopo tutto può accadere naturalmente, sicuramente non si cancella per il simsalabim telematico che qualche volta colpisce, o il baco che colpisce i nostri cellulari. Segnatevi anche nomi di giornalisti che dite ma io quello non lo frequento. No, sbagliato, tu non sai mai chi frequenterai domani, non lo saprai mai, può servirti, segna tutti i numeri. Naturalmente l'agenda che dovete avere di maggior uso è quella di riferimento dei vostri colleghi giornalisti, cioè quelli che sentite tutti i giorni.
quelli con cui avete anche un rapporto di vicinanza, quelli con cui si va fuori anche a bere qualcosa, insomma, ecco, quella mi sembra fondamentale. Volete fare una piccolissima pausa o volete andare di filato? Secondo te avanti, c'è invece una mozione contraria? Volete andare avanti? Voi, tu volevi fermarti? Che ore sono? C'è nessuno che chiama? Quanti contatti abbiamo? 212, va bene. Siamo seguiti anche da Sion, Svizzera, dove c'è un vostro compagno di corso che ieri mi ha scritto. Teoria e tecniche del giornalismo sportivo. Questa è la materia che conosco di più perché la insegno all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano ed è la materia che, sunteggiata adesso per brevi tratti, della quale vi voglio parlare. Allora, si tratta di questo. Io quando insegno questa materia comincio parlando dei giornali, perché credo che ancora oggi il giornale, nonostante i cali delle copie, il calo notevolissimo delle copie, nonostante le difficoltà, sia sempre un punto di riferimento importante. Io un giornale al giorno lo compro, delle volte ne compro anche due, tre, certo non ne compro più sette, otto come ne compravo una volta, primo per una ragione anche meramente economica, cioè i giornali costano, secondo perché non avrei tempo di leggerli, perché faccio fatica a leggerli, terzo perché anch'io sono ormai coinvolto in questa lettura quotidiana della notizia. Quanti giornali, i frequentanti del corso non devono rispondere, ma faccio una domanda: quanti quotidiani sportivi ci sono in Italia? Quanti? Tre. Quali sono? No, Domenica Sportiva è una trasmissione. Cosa hai detto, scusami? È tutto sport. Il Corriere dello Sport ha una caratteristica però, è un due giornali in uno. Perché? No, ha una parte locale, sì certo, ma quasi tutti hanno una vocazione locale. Esatto, il Corriere dello Sport si chiama Corriere dello Sport Stadio. Quello verde con la testata verde è Stadio, quello con la testata rossa è il Corriere dello Sport, che si vende anche al nord, ma prevalentemente si vende da Roma in giù, cioè è un giornale sportivo, diciamo, del centro-sud. L'Italia è l'unico paese dove ci sono tre quotidiani sportivi? No o non lo so? No, in Spagna ce ne sono molti di più, per esempio, ci sono quattro nazionali e tutta una miriade di giornali quotidiani sportivi locali, fenomeno che in Italia non esiste. In Portogallo, che il Portogallo è molto più piccolo dell'Italia, ce ne sono tre. E i giornali, però, la presenza di così tanti giornali implica che ancora il modello di riferimento della comunicazione sia il giornale sportivo. Laddove non ci sia il giornale sportivo di riferimento, c'è un giornale generalista di riferimento che ha ampie pagine sportive. Chi abita a Lodi o vede, ecco voi, il cittadino di Lodi che non esce, mi pare, la domenica, giusto? C'è il sabato. La domenica non esce. Il lunedì con quante pagine sportive esce? Circa, adesso non lo so, una 15-20 pagine sportive. Ecco. Noi dobbiamo prendere a modello di riferimento quei giornali. Se siamo fortunati e abbiamo una società di serie D,
tenere i rapporti anche con Tutto Sport e Corriere dello Sport non è sbagliato, perché sono giornali che danno spazio anche alla Serie D. Tutto Sport ha anche le edizioni locale di Piemonte, in cui dà spazio anche a Eccellenza, Prima Categoria, eccetera, eccetera. Sono pagine solo locali, ma allora noi dobbiamo sapere chi è il referente di Tutto Sport, chi è il responsabile, si chiama, nome e cognome, numero di telefono. Dobbiamo avere il suo numero di telefono e un rapporto con lui. Dobbiamo metterci a disposizione sua. Adesso parlo di Tutto Sport, ma potrebbe essere la Gazzetta dello Sport, che ha pagine lombarde e che presto farà quelle torinesi. Potrebbe essere il Corriere dello Sport, che ha pagine del Sud e pagine di Roma. Noi dobbiamo avere numero di telefono e riferimento. E poi dobbiamo sapere scrivere un pezzo giornalistico. Perché nella teoria e nelle tecniche del giornalismo sportivo, che io ho inserito in questa docenza, c'è la necessità di saper scrivere un articolo. Perché scrivere un comunicato ve l'ho detto com'è, ma scrivere un articolo è un'altra cosa. Per scrivere un articolo le cose importanti, fondamentali, sono tre. L'attacco, il corpo centrale e la chiusa. Fondamentali, l'attacco e la chiusa, fondamentali. Il corpo centrale deve essere il succo del pezzo, ma l'attacco deve essere deve scatenare in me la voglia di leggere il pezzo. Se non scatena in me questa voglia, vuol dire che è scritto male. Quindi voi dovete, anche se meno si è addetti stampa di società importanti e più lo si è di società meno importanti, cioè Lega Pro, Serie D, eccetera, eccetera, meno lo siete dell'una e più lo siete dell'altra, più dovete essere in grado di scrivere un pezzo, perché in giornale non ha sempre, direi che per certi casi non ha quasi mai la disponibilità di mandare uno lì, ha la necessità, al contrario, di avere qualcuno che gli scriva il pezzo o quantomeno gli racconti le fasi essenziali della partita. Quindi voi dovete imparare durante le partite a essere reporter di voi stessi o reporter della vostra squadra, del vostro club. Mi pare impossibile che nessuno abbia delle domande da fare. Vuol dire che vado benissimo. Impossibile. Va bene. Nella teoria e nelle tecniche del giornalismo sportivo è conglobata anche la necessità che dall'attacco scaturisca un titolo. Domani con i ragazzi dell'università, che qui sono rappresentanti in numero esiguo ma rappresentati, domani faremo delle prove di titolazione, cioè io stasera o domani taglierò il titolo di una della Gazzetta dello Sport, taglierò un titolo a 3, un titolo a 4, un titolo a tutta pagina, lo metterò da parte, darò loro il testo della Gazzetta e gli dirò: adesso, dopo aver letto o tutto il pezzo o attacco e chiusa, mi fate un titolo a 8 colonne, 7 colonne, 3 colonne, composto dai seguenti elementi: occhiello, 3 righe di titolo, 2 righe di titolo, 1 riga di titolo, sommario, catenaccio, sommario. Queste cose perché ve le sto dicendo? Perché dovete farle voi? No, voi non potete farle essendo fuori dal giornale. A loro le faccio fare sperando e augurando loro che domani siano all'interno di un giornale e facciano e sappiano già fare questo lavoro di titolazione. Però voi quando fate il pezzo
fate i reporter per le vostre, per i giornali di riferimento, dovete già nell'attacco fornire gli elementi per il titolo. Cioè un buon attacco è quello che dà lo spunto per il titolo. E quindi dovete mettere la cosa più importante nelle 5, 6, massimo 10 righe di attacco del pezzo. Questo è fondamentale. Perché? Perché il redattore, quando ce l'ha in pagina, dice: ah, guarda che bel pezzo, mi danno già la possibilità di titolo. Da addetti stampa dovete essere anche furbi delle volte a fornire al giornalista quello che vuole. Cosa vuole il giornalista? Vuole sempre qualcosa da titolare, vuole un titolo. E allora la curiosità, l'aspetto sociale, l'indiscrezione, no, che non fa male a nessuno naturalmente, dategliela anche di sottobanco, nel senso che non occorre fare un comunicato, insomma, no, dategliela, ditegliela. Primo, perché rafforza i rapporti che avrete con i giornalisti, che dovete avere con i giornalisti. Secondo, perché fornite loro un titolo. Spesso nei giornali sportivi, alla sera, più o meno a quest'ora, quando ci si ritrova per fare la riunione, si dice: vabbè, cosa abbiamo oggi? E ciascuno, per ogni settore, dice quello che ha. E spesso: vabbè, ma titoli? Ma cosa, su cosa puntiamo? Cioè, non c'è un titolo, non c'è una dichiarazione forte, non c'è non c'è qualcosa di... perché è troppo piatta. E allora ecco che o il bravo giornalista che sa tirar fuori il titolo, o i buoni rapporti che un giornalista ha con qualche addetto stampa, forniscono il titolo, magari anche di prima pagina. Quindi sappiate che i giornali sportivi in generale e i giornali generalisti comunque hanno bisogno di titoli. Voi gli dovete dare la pura cronaca e dovete essere vaghi e dare notizie convenzionali quando conviene a voi tenerle distinte da quelle dannose o pericolose, ma quando potete, soprattutto nei momenti di eccitazione, dovete dare loro notizie positive e che siano utili per fare il titolo. Una buona cosa da fare è tenere delle statistiche. Le statistiche relative alla propria squadra non sono sempre commestibili dai giornalisti e non hanno sempre qualcuno che gliele tiene. Allora, è la decima volta che facciamo gol nei primi 15 minuti. Ogni volta che abbiamo segnato nella prima mezz'ora abbiamo vinto. Quando segna Padovan vinciamo sempre le partite. Cose di questo genere sono spunti giornalistici che loro magari trascurano e voi dovete mettere a loro disposizione. Anche questo fa parte della teoria e delle tecniche del giornalismo sportivo. La conferenza stampa è un momento delicato, difficile, perché se c'è conferenza stampa è successo qualcosa di particolare, come il caso che abbiamo detto prima di Agnelli, che ha fatto una conferenza stampa il sabato pomeriggio dopo la conferenza stampa del tecnico. In genere però non si fanno le conferenze stampa solo per casi eccezionali, si fanno per questioni usuali. È bene dare degli orari e dei giorni precisi alla conferenza stampa. Orari e giorni precisi per i quali voi attentamente e furbescamente dovete mettervi d'accordo e mediare tra l'allenatore e i giornalisti.
cioè non fare mai conferenze stampa troppo tardi, per esempio, perché hanno un problema di chiusura del giornale. Si fanno conferenze stampa tardi solo se bisogna, cioè se la partita si gioca alle 20.30 o alle 20.45, purtroppo la conferenza stampa post partita è tardi. E chi c'è, c'è, chi non c'è scriverà il giorno dopo, perché non si può fare diversamente. Però sollecitare l'allenatore a farla subito, non perdere tempo, sono tutte attenzioni che vanno nella direzione del giornalista. Conferenza stampa? Alla conferenza stampa voi dovete essere sempre presenti, perché vi ho detto che il primo ambito di riguardo per una società sportiva è la squadra. E il primo ambito di riguardo è dunque la salvaguardia di tutto ciò che viene detto da, per o intorno alla squadra. Voi dovete essere presenti e non è bello vedere qualche addetto stampa che ferma l'allenatore o il giocatore per impedirgli di dire queste cose. Questo è un lavoro che dovete aver fatto prima, prevenirlo prima, se è necessario. Se la conferenza stampa è dopo di una partita vinta 3-0, non c'è niente da prevenire, è tutto normale. Però cercate di capire anche quali possono essere gli elementi di disagio, di polemica che i giornalisti vogliono affrontare. Diverse sono le interviste individuali. Quando vi si chiede un'intervista individuale vuol dire che il giornalista o vuole un'esclusiva, e allora lì vi mettete d'accordo se darla solo a lui o anche ad altri, o sa che il determinato giocatore o atleta ha qualcosa di sgradevole da dire. Beh, se uno che ha fatto 3 gol in una partita non c'è problema, ma se uno che non gioca mai, gioca poco, era il leader, non è più il leader, era il capitano, non è più il capitano, beh, voi li dovete prevenire e vigilare, tutte e due le cose. Prevenire e vigilare. Vi ricordate quando Pippo Sapienza ha detto che erano negli Stati Uniti? C'era Balotelli che a un certo punto ha deciso di firmare gli autografi a tutte le persone che erano lì fuori, e saranno state un centinaio, un'ottantina. E lui ha detto, e io sto qua, disse Pippo, a vedere cosa succede. E a un certo punto c'era qualcuno che gli voleva far firmare qualcosa, Pippo non ci ha detto che cosa, ma comunque qualcosa di sconveniente, e lui gli ha detto no, a questo non lo firmi, perché? Perché? Ecco, questo è un esempio tipico di vigilanza sulla intervista, se sta rilasciando interviste, sugli autografi, se sta facendo gli autografi, su tutto, perché tutto può essere strumentalizzato. Non pensate, non dovete pensare adesso che certe cose succedano solo nei grandi club. Certe cose, cioè le cose col web succedono dappertutto. Cioè, motivo di scandalo, motivo di rumore, motivo di attenzione mediatica, c'è ovunque. Vi ricordate qualche tempo fa, c'è un allenatore che adesso è allenatore del Modena, si chiama Capuano, che è solito, sia prima, sia durante, sia dopo la partita, fare degli show dialettici, anche di insulti nei confronti dei suoi giocatori. Quello che avviene nello spogliatoio, l'abbiamo sempre detto, deve restare nello spogliatoio. Cosa fece invece un suo giocatore? Mi ricordo che allena in Lega Pro, certo una categoria rispettabile, ma insomma non è Serie A. Un suo giocatore, che si chiama Sperotto, registrò tutto lo sfogo con un telefonino e poi lo postò sul web. E quindi tutti, diventò virale, come si dice adesso, e quindi tutti potevano vederlo e commentarlo. Beh, fu un danno enorme per la società. Immaginatevi se scene di nudo, discorsi,
bestemmie, perché anche questo dovete, venissero filmati, registrati nello spogliatoio della vostra squadra di prima categoria e postati. Io sono convinto, purtroppo, che diventerebbero virali essi stessi, come diventano virali scene di rapporti sessuali o cose del genere, di costrizione o liberi, che diventano viralissimi e tutti vogliono vederli. Allora, il web ci costringe tutti noi a essere vigili, sia per una ragione di compostezza e di immagine della società, sia anche per delle ragioni di carattere di diritto civile, di diritto penale, insomma, no, anche di prevenzione di reati. E quindi dovete pensare, dice, ma chi se ne frega, a chi può interessare lo sfogo del mio allenatore che ha bestemmiato tutti i santi e le madonne nello spogliatoio? Non è vero, può interessare a qualcuno, cioè interessare. In questa cloaca massima che è diventato il web, tutto fa notizia, tutto fa brodo, tutto fa viralità. E quindi vigilate al massimo su questo, dovete vigilare al massimo, perché i social media si nutrono di queste cose, si nutrono assolutamente. Abbiamo avuto tra i nostri docenti Roberto Tortora, ve lo ricordate? No? Lui vi ha parlato anche del linguaggio del web, che è profondamente diverso da quello che noi usiamo, che noi veicoliamo normalmente, ma soprattutto spesso non è fatto di parole, è fatto di immagini, no? E vi ha raccontato stiano sviluppando il sito web di una importante azienda editoriale come Mediaset. Io credo che ci sia sempre bisogno, nelle cose che facciamo noi, cioè che farete voi, di un rapporto tra testo e linguaggio. Innanzitutto il linguaggio deve essere sempre corretto, sempre. Non abbiate mai paura di essere pudichi se non usate la parola cazzata. Ecco, se non la si usa è meglio. Se non la si usa è meglio. Adesso io l'ho usata per farvi capire che tipo di parola, non è gravissima, no, no. Anch'io ieri sera in televisione ho usato la parola cazzuto, ma non è bello, no, nessuno mi ha fatto notare niente, però se avessi detto grintoso, no, sarebbe stato meglio. Ecco, una pulizia sul linguaggio senza scadere nella gergalità, questa è assolutamente necessaria. Poi testo, questo è il testo. Le immagini sono importanti, delle volte conta più l'immagine della testualità, no? E col calcio si possono dare tante immagini, secondo me. Usate molto i telefonini, usateli, perché sono una fonte, cioè adesso praticamente non esiste più il cameraman, cioè esiste, ma per prendere le immagini per strada non chiami la RAI, chiami Mediaset, chiami Canale 5, cioè fuori il telefonino, io non so come si fa, ma voi lo sapete, e si immortala qualsiasi scena, addirittura con un livello di visibilità che è ottimo. Quindi usateli spesso per cose buone, per cose produttive, e poi postate tanto. Ma dovete essere voi a veicolare l'informazione, non a subirla, perché altrimenti si va in una direzione opposta a quella che voi volete percorrere. Allora, io vi faccio ancora l'ennesima domanda. Domande? Punto di domanda? Non ce ne sono. In studio ce ne sono? Domanda che faccio io. Vi è chiaro tutto?
abbiamo ripassato tutte le materie che avremmo dovuto insegnare. Non le abbiamo insegnate tutte. Non c'è stata una lezione sul comunicato stampa. Non c'è stata una lezione sulla smentita. La lezione ve l'ho fatta io in breve sintesi, perché questa lezione, l'ottava ed ultima, serve a voi per il, non il questionario, ma per l'esame. Noi vogliamo fare un esamino che sia il più serio possibile, naturalmente. Vogliamo consegnare a tutti un attestato di partecipazione, magari, e sarà mia cura informarmi e informarvi coi crediti, mamma mia, coi crediti giornalistici, giusto? E per fare tutto questo seriamente dobbiamo mettervi alla prova, e mettervi alla prova passa attraverso un esame. Non c'è da tremare, il tempo sarà un tempo limitato, potrebbe essere intorno alla mezz'ora, quindi un tempo, le domande dovrebbero essere intorno alla decina, 10, 12, ma 10 dovrebbero essere, non ci sono X crocette da mettere, ci sono risposte da dare, perché chi più ha più ne metta. Naturalmente non è che più, chi più ha deve scrivere un romanzo, perché non sono apprezzati i romanzi. Primo, perché noi non facciamo romanzi, secondo perché vi ho parlato spesso dell'importanza della sintesi, e quindi più si è sintetici più si è comprensibili e più si raggiunge l'obiettivo. Ripeto ancora, le valutazioni saranno, vi verranno spiegate, ma le valutazioni saranno sufficiente, buono, distinto, ottimo, che erano le categorie che quando andavo a scuola io, cioè nel 1975, nel 1970 si davano, quando si usciva dalla scuola media. Io ogni tanto sogno ancora di non aver fatto l'esame di scuola media, quindi pensate, che non di scuola superiore, di scuola media. E comunque l'ho fatto, ho preso distinto, non ottimo, però mi pare che siano categorie buone, sufficienti, buono, distinto, ottimo. Domanda, attenzione, microfono. Come Valletta io meno che sufficiente. Domanda relativa all'esame, e ci collegheremo tipo ad una piattaforma online, quindi una sorta di piattaforma. Qui bisogna che vi risponda qualcun altro, cioè Walter Pettinati. Perfetto. Ci sarà un comunicato nei prossimi giorni, ci comunica Elena. A proposito, speriamo che il comunicato sia breve e chiaro, non lo farò io. No, lo farà più lungo, però nel caso specifico è bene che sia spiegato tutto. Siccome noi non dobbiamo nascondervi niente, magari repetita Juvent, quindi meglio le cose due volte piuttosto che una volta e non si sia capito. Ma io non avevo capito, non c'è di peggio. Ripeto, siccome noi vogliamo collaborare con voi e vogliamo che questo strumento di insegnamento vi sia utile, non vogliamo fare i bocciati, perché sarebbe ridicolo. Anche perché, insomma, si tiene conto delle presenze. No, delle... teniamo conto di molte cose. Ci sono quelli che non sono milanesi, paramilanesi o trasferiti a Milano, per, come nel caso tuo, per altre ragioni, che non possono partecipare al corso. E quindi loro come fanno? Se uno sta a Roma si collega. Ed è opportuno che sia fatto così. Non possiamo verificare quelle presenze, o forse potremmo, ma non ci interessano. Io però ho lo spettro della vostra partecipazione, che è stata una partecipazione molto attiva, molto partecipe. Una ventina di candidati sempre era quello che volevamo, ne volevamo una trentina all'inizio, però insomma dobbiamo tener conto dell'orario, le 16 che è un orario lavorativo, del giorno che è un giorno lavorativo, del disagio, questa sede per la quale ringraziamo ancora una volta, è bella, ampia,
ma non è in centro, non è raggiungibile, credo, con le metropolitane. Fino a un po'. Così è così. Sì, ma oggi c'era la pioggia, insomma, voglio dire, un po' di difficoltà c'erano. Ultima domanda sul materiale didattico. Abbiamo parlato del linguaggio dell'informazione sportiva a livello istituzionale. Sì. Quindi è un linguaggio più asciutto, più ufficiale. Assolutamente. Un linguaggio stile i comunicati della Presidenza della Repubblica. Un linguaggio molto asciutto, molto scarno, molto istituzionale, che vuol dire anche un po' paludato, nel senso che esatto nella sua formula, no? Cioè piuttosto una parola, ecco, in questo caso una parola di più, ma che sia quella giusta nel senso di corretta, piuttosto che una parola gergale, perché il comunicato stampa nei confronti delle istituzioni è un comunicato stampa che viene letto all'interno delle istituzioni, quindi è un comunicato stampa di questo genere e tipo. Chi non può fare l'esame? Allora io so due. Uno, Lorenzo e Valentina. Valentina e? Come ti chiami? Luana, Valentina, Lorenzo e quella e Federica. Va bene, allora facciamo una bella cosa. Invece di mettere un orario a caso, quale sarebbe un orario buono per tutti? Cioè post lavoro. Allora questo, di questo ne teniamo conto, lo comunichiamo a Walter. A te no? E allora se non lo puoi fare, sai come devi fare, devi comunicare a Walter. Io non posso farlo in data tal dei tali, ora e tal dei tali. Mi date un altro giorno, così per Lorenzo. Per voi invece, se lo facessimo alle 18.30 o alle 19, va bene. Andrebbe bene per tutti, adesso a parte la nostra amica bresciana che si chiama? Francesca. Francesca, sarebbe l'ideale 19. 18.30, 19. Mezz'ora è il tempo congruo, no? Mi sembra che di più. Insomma, magari 10 domande, sai, si può fare anche un'ora, vediamo. Noi cercheremo di largheggiare. Domande da casa? Nessuno? Tutto chiaro per tutti? Carolina? Tutto chiaro? Una domanda che io ho ricevuto, devo dire, non tanti, ma solo complimenti, non a me, quanto alla struttura del corso, alla sua organizzazione, ai relatori, alla presenza, ai collegamenti, perché tante volte è stato utile per qualcuno, cioè per molti, ma per qualcuno che non poteva venire, collegarsi. Voi vi aspettavate qualcosa di più? Vi aspettavate qualcosa di più in futuro magari? Pensate che sarebbe utile un avanzamento del corso e quindi anche un suo innalzamento nel sapere complessivo? Forse, ecco, a livello pratico, creare un raccordo tra gli studenti del corso, tra virgolette, le società sportive a tutti i livelli. Creare una sorta di... Cioè, tu vuoi dire che noi dovremmo far sapere che abbiamo fatto sto corso? No, è anche un raccordo, no? Anche a livello di tirocinio, di praticantato, no? Beh, allora, un qualcosina del genere. Innanzitutto, come dico sempre ai miei corsisti dell'università, voi dovete tenere presente, fare riferimento a me, non perché io sia Dio, anzi, sono, come dire, malandato come tutti in questo periodo della vita, che è un periodo per il lavoro molto difficile e non foriero di buone novità. Però, sia per le posizioni che occupo e occupato, sia perché lavoro all'interno del mondo dell'editoria, posso sapere di situazioni che si vanno a evolvere. E quindi Pippo Sapienza ve l'ha detto, qualcuno l'ha già fatto, cominciate a mandare
cominciate a mandare i curricula alle varie società sportive. Adesso è il momento di farlo, adesso, perché se prendono qualcuno, lo prendono per il primo di giugno, cioè una società sportiva inizia il primo di giugno. Mi avete chiesto, qualcuno mi ha scritto, a proposito di esperienze, non sottovalutate niente, cominciate volendovi bene a voi stessi, cominciate cercando società di Lega Pro, per esempio, no? Dove magari uno stipendiuccio è possibile averlo, un compenso, cioè, perché il tempo è denaro, voi state facendo un lavoro, dovete avere rispetto di voi stessi, non dovete per forza lavorare gratis può conciliare una fase iniziale del periodo, dopodiché dovete pretendere, te ripeto, non la luna, perché nessuno può pretendere la luna, ma certamente guardarvi in giro. Dopodiché io so di gente che sta cercando, però cerchiamo anche di dare dei nomi di quelli che sono più bravi, o no? Vediamo dopo questo esame chi può essere segnalato, qualche segnalazione, nell'ambito 2, 3, 4, 5, sicuramente noi le faremo nelle società sportive, calcistiche o in enti che stanno organizzando grandi manifestazioni. Però vogliamo anche vedere nome, cognome, valutazione, insomma, cioè come ve la cavate, almeno a livello teorico, perché questa è teoria. Dopo bisogna passare a livello pratico. Noi, per esempio, a noi non dispiacerebbe fare un'altra fase del corso con i presenti, tutti invitati a Sprint Sport, dove ci sono una ventina di computer, loro non lavorano durante la settimana, lavorano la sera, e lì mettervi al lavoro sul... Adesso, comunicato stampa su tema, noi diamo il tema e voi lo fate, e vediamo, questo lo faremo anche con i corsisti dell'università, naturalmente più nell'ambito giornalistico, cioè, però già domani cominciamo a fare dei titoli, insomma, ecco. Quindi la nostra intenzione è proprio quella, dopodiché chi vivrà vedrà, io sono abbastanza ottimista che delle cose ci siano, un po' perché so che alcune ci sono e altre perché saltano fuori, insomma. Ripeto, all'inizio si tratta non di posti strutturati, no, si tratta di fare questo come secondo lavoro. Però da cosa nasce cosa? Nelle società di Lega Pro di un ufficio stampa c'è bisogno, perché hanno rapporti, sono città importanti, ci sono città importanti, hanno rapporti con giornali importanti, Renate per esempio, che è un posto piccolo tutto sommato, beh, però al giorno la Gazzetta dello Sport, Gianna Erminio che è di Gorgonzola, no, è una società che magari ha bisogno o cerca un addetto stampa che sia diverso da quello tradizionale che magari avranno da 20 anni e che lo fa con la mano sinistra senza preoccuparsi, non so, lo dico a caso, però voi dovete essere bravi ad andare a cercare nelle varie società. Su tutte, secondo me, vale l'esperienza che vi ha portato Silvia, ricordate Silvia Garofalo, no? Che venne qua, e Silvia è quella della Briantea, mia Briantea, e tra l'altro hanno raggiunto un risultato rilevante in questi giorni, hanno conquistato le finali di Champions League di basket in carrozzina, quindi proprio quello che seguiva lei, e si svolgeranno in Spagna e ci andranno a maggio.
Ecco, lei ha cominciato in una realtà piccola ma già professionale, dove già lavora a tempo pieno, eppure è una realtà dilettantistica. Figurarsi una realtà professionistica come la Lega Pro. Lega Pro potrebbe aver molto bisogno. Alcune società di serie D sicuramente possono avere bisogno, però voi dovete selezionarle. Prego. Mi scriveva Alberto se qualcuno fosse interessato a fare degli stage, ah, delle curricula alle società di calcio femminile, di mandare degli esterni. Ecco. Info@pettinati.com. Se qualcuno vuole provare a fare il a livello anche di tirocinio, diciamo così, il responsabile della comunicazione di una società di serie A di calcio femminile, attraverso Walter Pettinati questo è possibile. Società di serie A di calcio femminile sono tutte povere, però, e quindi ce ne saranno un paio che possono destinare un tot per l'addetto stampa, però da qualcosa bisogna cominciare. Io conoscevo l'addetto stampa del Brescia anni fa, adesso non lo è più, è tornato a Napoli, è un ragazzo napoletano, e a un certo punto lui è molto bravo, molto molto bravo, molto presente sulle cose, un martello, bravo a scrivere, e io a un certo punto gli telefonai dicendo che c'era un'opportunità al Chievo, calcio serie A, maschile. Poi lui ha chiesto, non l'hanno preso, avevano già preso altri, va bene, però è il tipico caso da cui da cosa nasce cosa, cioè l'avevo conosciuto, avevo visto con quanta passione seguiva, aveva fatto un'esperienza anche negli Stati Uniti per vedere quanto sia importante la comunicazione nel calcio femminile statunitense e in tutto lo sport ovviamente statunitense. E insomma era uno da cui dare una chance, non sono riuscito a dargliela, però adesso secondo me tra stage, richieste di collaborazione, proposta di assunzione laddove Iddio provvedesse, tra tutte queste cose, questo è il tempo per farsi avanti. Marzo-aprile, perché in questo tempo le società, se non sono contente di un loro addetto stampa, lo cambiano, se pensano a un altro, hanno bisogno, lo assumono. Tu che hai già fatto, sei avanti in questo, no? Come ti chiami? Sono sordo. Licenziato, è un cognome che cioè speriamo di no. No, ho capito, ma dai, licenziato. Tu devi essere assunto, non licenziato. Assunto Andrea, ecco, io spero che tu assunto, e assunto si sta già muovendo, lui è bravo, è di Bergamo o zone limitrofe, giusto? Capriate, perfetto. Lui si sta muovendo, fate come lui. Lui non vi dà le dritte, per cui non vi dice cosa ha fatto, però si sta muovendo al massimo livello. Io non voglio fare l'imitazione grottesca di Steve Jobs, ma se dobbiamo sognare, sogniamo in grande, cioè inutile che cominciamo a sognare nel piccolo. Cioè, se dovete mandare un curriculum, mandiamo a una società di serie A, magari non al Milan, perché no, parentesi, visto che Pippo ci aveva detto se andiamo in Europa League abbiamo bisogno di un rinforzo, di uno stagista, ve lo ricordate? Ha anche detto che dopo il closing magari era discesa, aveva detto che di aspettare dopo il closing. Sì, ma il closing, ma la Coppa prescinde dal closing, cioè
non faranno mai closing, come penso io, come pensiamo tutti, non c'entra niente. Uno all'ufficio stampa che si occupi della comunicazione, perché hanno perché aumenta il livello delle competizioni, aumenta il numero delle competizioni, il livello delle competizioni, di quello hanno bisogno. C'è solo da sperare, nel caso specifico, che il Milan vada in UEFA. E allora, se dobbiamo sognare, se dobbiamo provare, proviamo con la Serie A. Io ripeto, Milan va bene, però provate con tutti, magari la squadra della vostra città, della vostra zona, la bresciana con il Brescia, giusto Francesca? O il Verona, o il Chievo, che sono società piccole, dinamiche, snelle, che magari hanno anche un turnover molto facilitato. Io credo che questi siano tutti contratti, ma sono quasi certo che siano tutti contratti a tempo determinato, tempo un anno, sei mesi, un anno. Però, voglio dire, abbiamo fatto qualcosa in questi otto, in queste otto settimane, qualcosa abbiamo costruito, sappiamo. Io non credo di essere niente, ma sicuramente il mio nome è spendibile, e quindi può darsi che a qualcuno faccia comodo. I soldi saranno sempre pochi, questo è sicuro, però cominciare non sarebbe male. Altre domande? Da casa? Poi bene. Tra l'altro, vai. Ecco, mi sono appassionata allo sport, perché io vengo da un mondo completamente diverso, cioè salute, benessere, quant'altro, moda, eccetera. Quindi dico, beh, proviamo, alla fine, insomma, tu puoi fare questa sorta di perlustrazione, sì, nel mondo che ti è più vicino. Più insomma. Vicino, insomma. Sì, dico, da niente può nascere, diciamo, un interesse reale. Mi ha, tra virgolette, mi ha preso, insomma, la materia. Ecco. Fa piacere. Ok. C'è anche una cosa da dire, da ricordare, perché l'ha detta Michele l'ultima volta che è venuto. Gli ha detto che oggi come oggi è più semplice approdare, forse più semplice approdare a società sportive o calcistiche piuttosto che a società editoriali, che a aziende editoriali, perché le aziende editoriali, tranne casi particolari, ricordiamo che negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni è nato un giornale importante che ha avuto un successo importante, che è Il Fatto. Qualche mese fa è nato Il Fatto di Destra, che si chiama La Verità, e questi due giornali stanno in piedi con non molti giornalisti, con non un grande numero di copie di vendita, però stanno in piedi, e questi sono esempi virtuosi da seguire. Non è detto, state attenti a quello che vi dico, non è detto che qualcun altro non segua la stessa via, magari nell'ambito sportivo. Voi cercate di stare attenti a tutte le cose che si scrivono sul web, che leggete sui giornali, se leggete qualche giornale, che vi arriva direttamente dalla televisione o dalla radio, perché secondo me qualcun altro che ci prova c'è, e se qualcun altro ci proverà, voi dovete essere pronti ad alzare la mano anche per fare un percorso diverso da quello dell'ufficio stampa. Se siete dei giornalisti, se volete diventare dei giornalisti, se avete già fatto l'attività giornalistica, questo è una buona strada. Ripeto, dobbiamo aspettare che qualche altro pazzo come Padellaro e Travaglio o come Belpietro si butti in questa attività editoriale, che di per sé è rischiosa, però se esistono i capitali si può tentare, si può provare. Bene, allora stasera si finisce presto, primo perché alcuni vanno via sempre alle 6, tu e anche Francesca, e secondo perché onestamente io non ho altro da dirvi, cioè se non le raccomandazioni che vi ho fatto e sollecitarvi ancora dei chiarimenti, io non ho altro da dirvi. Io ritengo che il corso sia esaurito,
E essendo esaurito il corso, noi passiamo adesso alla fase del confronto e dell'esame. Penso che se non avete qualcosa da chiedermi, noi chiudiamo qua. Io mi auguro che voi come riferimento abbiate Walter e il sito di Calcio Donne. Walter l'avete appena avuto, il sito di Calcio Donne pure. Il mio indirizzo mail ce l'avete, giancarlopadovan@libero.it. Aggiungiamoci anche il telefono, che non si sa mai nella vita, 335-7351-013. Allora, 335-7351-013. Quindi, giusto per dire che questa non è l'ultima volta che ci vediamo, ci sentiamo, ma ci saranno delle altre volte, e io spero che le volte successive siano quelle in cui parliamo di lavoro o parliamo di opportunità professionali, insomma, o da una parte o dall'altra. È chiaro che io ho una responsabilità. La responsabilità è di far arrivare al lavoro, se ci riusciamo naturalmente, per quello che è stato insegnato in queste 8 settimane, voi o alcuni di voi, i più bravi tra di voi, e i miei studenti dell'Università Cattolica, che ho sempre facilitato nella possibilità di fare stage e dagli stage di essere assunti. Buonasera a tutti e ci vediamo presto. Grazie. Sì.